È stato illustrato nella giornata di ieri il progetto esecutivo dei lavori per il ripristino della viabilità lungo la strada statale 115 redatto dall'ANAS. Progetto che si è reso necessario dopo il crollo del ponte sul fiume Verdura. Con immediatezza, hanno assicurato, si assegneranno i lavori all'impresa che avrà fatto una migliore offerta. I tempi di realizzazione dell'opera, secondo gli ingegneri Tonti e Campanella dell'ANAS, sono previsti in 40 giorni dalla data di aggiudicazione. È previsto un ciclo continuo di cantiere H24 per consentire la fine dei lavori entro il termine previsto, salvo il verificarsi di avverse condizioni climatiche. Questo quanto è emerso da un incontro svoltosi presso il Palazzo Provinciale tra i massimi responsabili della provincia e ANAS. Intanto si è chiuso a Calamonaci il monitoraggio del traffico veicolare in transito. Le attività di ispezione sono state effettuate dai volontari di protezione civile ed erano state richieste all'ente provincia di Agrigento dall'amministrazione comunale di Calamonaci a seguito della deviazione della strada statale 115 causata dal crollo del viadotto sul fiume Verdura. Anche la Chiesa agrigentina esprime solidarietà a quanti sono esposti ai disagi che l'assenza del viadotto sta provocando. In una nota del direttore dell'Ufficio di Pastorale Sociale, Don Mario Sorce, chiede agli organi competenti un intervento urgente. Intanto il presidente Dorsi ha auspicato anche che la proposta invocata dalla provincia della dichiarazione dello stato di necessità e avanzata dal presidente Crocetta sia approvata al più presto dal Consiglio dei Ministri. Si tratta, conclude Dorsi, di un passaggio obbligato per consentire eventuali risarcimenti agli operatori economici che operano nella zona.